regioni più remote del nostro sistema solare, i giganti di ghiaccio Urano e Nettuno sono mondi violenti. Avvolti da un'impalpabile foschia, i pianeti esterni sono irrequieti, turbolenti e imprevedibili. Su Nettuno soffiano i venti più veloci di tutto il nostro sistema solare. Come un fantasma, la sua grande macchia scura appare e scompare senza preavviso. Lo sciame di Lune al seguito di Urano sfreccia intorno al pianeta in meno di un giorno e le collisioni sono inevitabili. Tra i pianeti esterni, quello che scatena le più accese discussioni non è più neanche un pianeta. Perché Plutone è stato declassato? L'uomo che ha ucciso Plutone chiarirà le sue ragioni quando esploreremo i pianeti esterni. Incontriamo l'uomo che ha ucciso Plutone. Plutone lo meritava da molto tempo. L'astronomo del Caltech, Mike Brown, dà il via a una catena di eventi che ridurrà il numero dei pianeti del nostro sistema solare da 9 a 8. Eppure non ha alcun rimorso. Plutone, in quanto bizzarro e solitario, non avrebbe potuto mantenere la sua condizione di pianeta. Il suo status doveva cambiare. E così è stato. Paragonato agli altri pianeti, per molto tempo Plutone è stato considerato diverso. Più piccolo degli altri in proporzione alle sue dimensioni, possiede la luna più grande. Inoltre, la sua orbita è la più inclinata ed eccentrica. La sua orbita ha la forma di un uovo. Porta il pianeta a fasi alterne, molto vicino al Sole oppure molto lontano. Questo piccolo ago nel pagliaio cosmico ha illuso i cacciatori di pianeti per decenni. L'ottavo pianeta, Nettuno, viene scoperto nel 1846. E all'inizio del nuovo secolo, gli astronomi sono convinti che nelle regioni più remote del Sistema Solare esista un nono pianeta. La ricerca di Plutone fu intrapresa da Percival Lowell, all'osservatorio Lowell. Pensava che esistesse un pianeta X che perturbava le orbite di Urano e Nettuno. Lowell morirà prima di trovare lo sfuggente pianeta. Ma l'assistente ricercatore dell'osservatorio, Clyde Tombaugh, prosegue la sua ricerca. Nel 1930, all'età di 24 anni, Tombaugh osserva l'immagine di un oggetto che sembrerebbe confermare le previsioni di Lowell. La scoperta viene resa pubblica e al corpo celeste viene dato un nome ufficiale: Plutone. Si tratta del pianeta X. Secondo alcuni scienziati, Plutone è troppo piccolo perché la sua massa possa perturbare in modo significativo le orbite dei vicini giganti gassosi Urano e Nettuno. Gli astronomi capiscono allora che non esiste alcun pianeta X. Valutazioni imprecise della massa di Nettuno ne hanno fatto ipotizzare l'esistenza. Ma se Plutone non è il pianeta X, può essere comunque classificato come pianeta? La prima definizione di pianeta era riferita a tutti gli astri che si spostavano nel cielo rispetto allo sfondo delle stelle fisse. Per gli antichi greci, quindi, la Luna e il Sole erano pianeti, la Terra no. Naturalmente, quando poi abbiamo capito che in realtà la Terra ruotava intorno al Sole e che la Luna ruotava intorno alla Terra, la definizione di pianeta è cambiata. La Terra diventa un pianeta, il Sole e la Luna vengono riconsiderati e si contano 6 pianeti, poi viene scoperto Urano, in seguito Nettuno, e i pianeti diventano 7 e poi 8. Sebbene Plutone si rivelerà più piccolo della nostra Luna, originariamente viene ritenuto grande quanto Marte. Così, quando viene scoperto da Tombaugh, è definito il pianeta numero 9. Nessuno pensava che non lo fosse. Era un oggetto strano, una specie di palla solitaria e bizzarra ai margini del sistema solare. Non c'erano altri termini per definirlo.
Per via della sua grande distanza dal Sole, Plutone deve il suo nome alla divinità romana dell'oltretomba. Nel punto più vicino dista 4,3 miliardi di chilometri dalla Terra. Ha un diametro di 2390 chilometri, la metà della larghezza degli Stati Uniti. Impiega 248 anni terrestri per compiere un'orbita intorno al Sole. E un giorno su Plutone equivale a circa 6,5 giorni terrestri. Un uomo di circa 70 kg, pesandosi su Plutone, non arriverebbe a 5. Ma per conoscere meglio la superficie di Plutone, dobbiamo affidarci alla moderna tecnologia. Anche con il telescopio spaziale Hubble, Plutone è a malapena visibile. Le immagini che riceviamo misurano 4 pixel, forse 12 in totale. Eppure anche così vediamo che alcune zone del pianeta sono nere come il carbone, mentre altre sono bianche come la neve. Anche da lontano, gli scienziati sono in grado di stabilire la composizione del pianeta. Ritengono che le zone luminose della superficie siano costituite da 3 tipi diversi di ghiaccio. Si tratta di monossido di carbonio, metano o gas naturale e azoto. Le stesse sostanze che respiriamo qui nella nostra atmosfera. Presumibilmente le zone oscure sono composte da roccia solida. Le aree più scure sono quasi certamente silicati, non dissimili dalle rocce che vediamo qui e che al loro interno contengono silicio e ossigeno. Qui in Colorado, nel Parco Nazionale delle Montagne Rocciose, il paesaggio formato da neve e rocce è simile a quello che vedremo su Plutone. Un turista in visita su Plutone scoprirebbe che, nonostante la superficie ghiacciata, è un luogo estremamente scuro. Rispetto alla Terra, è 30 o 40 volte più lontano dal Sole. Questo significa che la luce che colpisce la superficie di Plutone è circa 1000 volte più debole. È come trovarsi alla luce di un lampione notturno. Forse potremmo riuscire a leggere un libro, anche se una lampada o una torcia elettrica sarebbero comunque necessarie. Per via della sua distanza dal Sole, Plutone è uno dei luoghi più freddi del Sistema Solare, con una temperatura media che raggiunge i meno 230 gradi centigradi. Inoltre, grazie alle sue ridotte dimensioni e alla sua bassa densità, la forza di gravità su Plutone è molto più debole che sulla Terra. Ad esempio, se praticate l'alpinismo, quando affrontate una parete verticale sulla Terra, la vera sfida è la gravità. Su Plutone sarebbe tutto più facile. Su Plutone, la forza di gravità è un quindicesimo della gravità sulla Terra. Non significa che su Plutone potremmo fluttuare. Anche qui vi occorrerebbe la corda di sicurezza se vi capitasse di scivolare mentre state scalando una parete di roccia, perché verreste attirati verso il basso. Se gli scienziati potessero analizzare la superficie di Plutone, scoprirebbero che all'interno delle sue rocce si cela uno dei tasselli mancanti della storia del nostro sistema solare. Plutone è un pianeta fantastico. È la macchina del tempo del Sistema Solare. Ci mostra quali erano le condizioni ambientali nel Sistema Solare quando questo si è formato 4,5 miliardi di anni fa, perché la sua superficie è la più antica di qualsiasi altro luogo del Sistema Solare. Sulla Terra non ci sono rocce tanto antiche, perché il nostro pianeta ricicla costantemente il suo materiale. Il movimento delle placche tettoniche provoca lo spostamento di tutto questo materiale nel mantello, mentre l'attività dei vulcani ne espelle di nuovo. Così la superficie si rinnova e quindi risulta molto più giovane della superficie di Plutone.
Le rocce su cui sono seduto sono il risultato delle altissime pressioni all'interno della Terra. Su Plutone è tutto più primitivo. Primitivo, ma non tranquillo. La superficie di Plutone è costellata da crateri da impatto. I crateri sono provocati dall'impatto di asteroidi o meteoriti, detriti del sistema solare che non hanno mai formato un pianeta. Su Plutone non c'è atmosfera, né ghiacciai, né venti, né piogge e non c'è erosione. Per questo forse i crateri da impatto sono la caratteristica più evidente della sua superficie. Ma quando la sua orbita si avvicina al Sole, la superficie butterata di Plutone si trasforma. Per via del calore del Sole, i gas congelati evaporano, dando origine a un'atmosfera temporanea. Ma quando Plutone si allontana dal Sole, i gas congelano nuovamente per poi ricadere sulla superficie del pianeta. Da più di 75 anni questo originale corpo ghiacciato si impone come il nostro nono pianeta. Ma perché questa piccola roccia ghiacciata provoca tante discussioni? Perché Plutone è stato espulso da quel club esclusivo che è il Sistema Solare? È da questo tranquillo ufficio presso il Caltech di Pasadena, in California, che la caduta di Plutone in qualità di pianeta ha inizio. Ma l'obiettivo dell'astronomo Mike Brown non è mai stato distruggere un pianeta. Attraverso il telescopio dell'osservatorio di Monte Palomar cercava nelle regioni più remote del Sistema Solare corpi celesti delle dimensioni di Plutone. Nel 2005 ne trova uno. Un oggetto più grande di Plutone, con una propria luna, entrambi orbitanti attorno al Sole. Quando ho scoperto quell'oggetto più grande di Plutone, stavo esaminando le immagini che il telescopio aveva ripreso poco prima e l'ho visto. Era grande e i calcoli confermarono che lo era più di Plutone. La prima cosa che ho fatto è stato telefonare a mia moglie per dirle che avevo scoperto un pianeta. Ma se Plutone è un pianeta, e in effetti lo è da più di 70 anni, perché non può esserlo anche il nuovo mondo scoperto da Brown? Ho pensato che fosse il decimo pianeta. Ne ho parlato in questi termini per molto tempo, perché ero sicuro di aver scoperto il decimo pianeta. È il 5% più grande di Plutone ed è probabile che sia composto dallo stesso materiale, roccia all'interno e ghiaccio all'esterno, con un sottile strato di ghiaccio superficiale che a volte si gonfia provocando valanghe. È dotato di una luna con un periodo orbitale di 16-17 giorni e in questo senso è molto simile a Plutone perché anch'esso possiede un satellite naturale. Mi piacerebbe considerarlo come il suo pianeta gemello, come un fratello cresciuto di più. Brown vorrebbe dare alla sua luna il nome di Xena in onore della principessa guerriera di una nota serie televisiva, ma il suo nome ufficiale sarà Eris, come la dea greca della discordia. Nome oltremodo appropriato. La scoperta provoca un acceso dibattito all'interno della comunità astronomica. È il momento di discutere la nuova definizione di pianeta. Eris diventerà ufficialmente il decimo pianeta? Oppure gli oggetti delle dimensioni di Plutone verranno riconsiderati? La questione viene discussa a Praga nel 2006 dall'Assemblea Generale dell'Unione Astronomica Internazionale. Per la prima volta su votazione, il termine pianeta viene definito da un punto di vista scientifico.